Torniamo in diretta sui 99.8 di Radio Yes, la radio della città di Roma. Battuto il governo sul bilancio, Berlusconi chiede la fiducia alla Camera. Questo è un virgolettato che ci arriva proprio in questo istante. Salga al colle, è quello che chiede l'opposizione. Noi salutiamo intanto il giornalista Marco Travaglio. Buonasera. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. Buonasera. Ciao, buonasera. Senta, a caldo una prima valutazione della battuta d'arresto del governo di oggi. Beh, interessante vedere chi non c'era. Non c'era Tremonti, ma non c'era neanche Bossi, ma non c'era neanche Scilipoti e gran parte dei cosiddetti responsabili, non c'era Scajola. Naturalmente, come avete detto voi, una battuta d'arresto, impapocchieranno qualcosa e rimetteranno in sesto la situazione. Non è certamente su cose così importanti come il bilancio che il governo cade. Il governo è unito intorno alle leggi pro Berlusconi, quindi potrebbe cadere soltanto nel caso in cui venisse bocciata la legge Bavaglio o quella di cui poco si parla e che invece è in cima alle urgenze del Premier, alle urgenze processuali, e cioè quella sulla prescrizione breve che entro novembre deve fulminare il processo Mills prima che arrivi la sentenza. Senta, due osservazioni però. La prima, Bossi si è premurato di fare subito dopo una dichiarazione nella quale dice il governo va avanti, avrà la nostra fiducia, il nostro appoggio. Sì, ha minimizzato come se fosse uno stop. Sì, parlato di un incidente di percorso modesto. Infatti non è questo il momento che la Lega sceglierà per far cadere il governo. Se è una prova d'assaggio questa, secondo lei? Se ha intenzione, no, è probabilmente stato un incidente, probabilmente hanno fatto male i conti. No. Non credo che ci siano letture particolari, se non che naturalmente la situazione è tale per cui pensare che arrivino alla fine della legislatura è sempre più improbabile, però non è questa l'imboscata probabilmente arriverà tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno prossimo, in modo da votare a primavera, impedire che i cittadini si pronuncino al referendum, cambino la legge elettorale e quindi si vada a votare con la vecchia legge elettorale, che è quella che interessa alla casta, cioè per poter continuare a nominarsi i parlamentari che vogliono tra i loro famiglie, i loro amanti, i loro fedelissimi, i loro portaborse. Tutto poi c'è cambia altro... perché nulla cambi. E poi c'è un altro problema, ci sono 400 parlamentari fra Camera e Senato, quelli eletti per la prima volta 3 anni fa, che se non arrivano almeno all'estate non maturano il diritto alla pensione. Quindi pensa che sia tutto più o meno calcolato su questa base. Prima dell'estate non si va a votare sicuramente. Cioè tutti aspettano il vitalizio. Ecco, dall'altro punto di vista c'è sempre la figura di Tremonti, che fino a qualche tempo fa era chiuso in una campana di vetro, tutti intorno a Tremonti. Quanto ha influito sulla posizione attuale dell'attuale ministro all'economia il caso milanese? Ma credo che lo abbia indebolito dal punto di vista, diciamo, di una parte dell'opinione pubblica, e credo anche che il sostegno acritico che gli dava prima la Lega oggi sia più difficile, perché gli elettori leghisti, quando leggono le cose di Milanese, credo che si indignino, almeno quelli che le conoscono, quei pochi che leggono qualche giornale, non certo quelli che vedono il TG1 naturalmente, che del caso Milanese non hanno capito nulla, se non che appunto c'è un altro perseguitato politico. Per quanto riguarda il resto, Tremonti ha il problema enorme del suo rapporto con Berlusconi, perché è l'unico ministro che sta in piedi da solo e quindi non ha bisogno di leccare i piedi tutti i giorni a Berlusconi, ed è l'unico che lo contraddice. Quindi da questo arriva la sua assenza oggi? Ma io non lo so perché fosse assente, forse aveva anche altri impegni, chi lo sa. Non è certamente sul voto dei ministri che deve contare la maggioranza. Certo. I ministri possono avere degli impegni internazionali, soprattutto il ministro dell'economia, ci mancherebbe. Il banco del governo è spesso vuoto. No, ma Tremonti era sulla porta. Allora è evidente che c'è stato un disguido, avrà voluto mandare un segnale. Questo non lo so, bisognerebbe chiederlo a lui, ma il problema di Tremonti è che, pur essendo stato un pessimo ministro dell'economia, anche perché faceva parte di un pessimo governo che aveva un pessimo programma, comunque rispetto agli altri è stato meno peggio, perché Tremonti ha molte responsabilità, ma ha almeno il merito di avere resistito ad assalti alla diligenza continui. Se fosse stato Alfano o qualche altro
cameriere di Berlusconi, a quest'ora il debito pubblico sarebbe più o meno il doppio, visto che questi quando vanno in Parlamento e in Consiglio dei Ministri non fanno altro che pensare a come comprare voti in vista delle prossime elezioni. Invece il fatto che lui abbia tenuto duro su certe tentazioni e che stia tenendo duro sul condono, per esempio, dimostra che all'interno di un governo indecente Tremonti è forse tra i meno indecenti. Senta, c'è un altro fatto nuovo oggi, è la presa di posizione della Lega sulle intercettazioni. La Lega dice così com'è il provvedimento non va. Ma sai, la Lega delle intercettazioni se ne strafrega, non sanno neanche che probabilmente che cosa c'è nella legge sulle intercettazioni, dicono scemenze ogni volta che vanno in televisione. Ieri dicevano che andava benissimo, oggi dicono che non va bene, domani diranno che va bene, sempre dello stesso testo, o magari gli va bene un testo meno peggio e poi gli va benissimo un testo molto peggio. Loro giocano sulle intercettazioni sapendo che sono l'unica roba che interessa a Berlusconi, quindi quando gli dicono qualche no sulla giustizia è perché vogliono ottenere qualcosa in cambio. Vedremo nelle prossime ore che cosa vogliono. Cioè, ormai siamo in un momento di merce di scambio, di fatto. Ma assolutamente, in periodo di fine regime. Ricorda quei film dove ci sono i rapinatori dentro la banca, sì, e sentono in lontananza le sirene della polizia che sta venendo ad acchiapparli, quindi arraffano gli ultimi collanine, gli ultimi diamanti, le ultime banconote, se le infilano nei pantaloni, nella camicia, nella giacca, nelle scarpe, prima di scappare. Questo mi sembra il clima. Bene. Noi la ringraziamo per la disponibilità e le auguriamo un buon lavoro. Molto gentile, grazie, buonasera. Grazie a voi, buonasera. Arrivederci. Grazie a Marco Travaglio, e abbiamo ascoltato quelle che sono le opinioni di un giornalista diciamo di punta, insomma, sì, soprattutto in schierato, questo ultimo, diciamo, periodo, esatto, anche volendo, insomma. Di fatto comunque delle dichiarazioni pesanti, delle dichiarazioni che vanno nel senso però di un alleggerimento della situazione, della valutazione della situazione che si è verificata questa sera, quindi anche Marco Travaglio è concorde con il fatto che non sarà questo KO a fermare il governo, anche perché ricordiamo comunque l'articolo 1 del rendiconto, che poi si tratta di un aspetto non politico, semplicemente si potrebbe dire addirittura di una presa d'atto, è stato bocciato con 290 a favore e 290 contro, sì. La maggioranza richiesta era di 291 sì, quindi è stato un voto a cambiare un po' le carte in tavola, un voto che sarebbe potuto arrivare per esempio da tutti quei deputati del Popolo della Libertà che erano lontani per le missioni, sì, o dai deputati, sì, ma anche, di Popolo e Territorio. Anche da Bossi e da Tremonti, uno era con i giornalisti e l'altro sull'uscio dell'aula. Per sì, cui questo brucia ancora di più alcuni esponenti del PDL. Comunque questa sera è atteso un vertice che credo già sia in corso, un vertice con la maggioranza, chiamati anche i rappresentanti di Popolo e Territorio. Sappiamo della presenza dell'onorevole Silvano Moffa, sappiamo anche della presenza dell'onorevole Massimo Corsaro, con il quale nel pomeriggio ho avuto modo di appurare quale fosse realmente la situazione, o comunque quale fossero le previsioni per la serata, e lui stesso ci ha confermato di questo vertice che si sarebbe tenuto insieme con il Premier. Intanto noi siamo giunti alla pausa, ci fermiamo qualche istante e poi ritorneremo ancora con dei pareri su quello che sta accadendo a livello politico nella nostra nazione. A tra poco. Tardi.